numero 4 del 2011, che ha come oggetto l'ottimizzazione delle ricadute territoriali derivati dai grandi cantieri. In virtù di questa normativa mutuata dal modello francese è oggi possibile attivare una serie formidabile di strumenti, orientare i fondi alla formazione professionale sul sistema delle imprese e sull'occupazione locale, al fine di favorirne l'ingresso nella catena gigantesca di subappalti e subforniture generati da un'opera di tale taglia, orientare quote significative dell'antacaratteristica verso il recupero e l'utilizzo di parti degradate di nuclei urbani, organizzare la rete dei servizi sociali, sanitari e scolastici destinati alla popolazione di cantiere, orientare verso il sistema del terziario locale in campo ricettivo di ristorazione e in genere alimentare le dinamiche degli approvvigionamenti dei cantieri. Questo è uno degli obiettivi fondamentali, in ragione del quale noi dobbiamo farci paladini del territorio. Accanto, ma non di minore importanza, stanno le questioni relative alla salute delle persone e a quelle dell'ambiente e del territorio. Rispetto al problema amianto e ad altri evocati materiali nocivi, dobbiamo essere noi a chiedere l'intensificazione delle campagne di sondaggi geodiagnostici. E io ricordo che chi più delle organizzazioni sindacali, che non sono ovviamente presenti questa sera, si occupa della salute dei lavoratori. Sì. Quindi svolti da soggetti indipendenti in grado di restituire record attendibili alle popolazioni. Analogo discorso vale per l'acqua e per tutte le fonti che rischiano di essere intercluse. Chiedere analisi e indagini è l'unico modo per garantire la sicurezza dei cittadini e non tanto alle logiche spesso irresponsabili dei progettisti puri che hanno il solo scopo di fare in fretta. La domanda di mobilità delle merci è evidenziata in questi dati. Negli anni 80 Genova movimentava 150.000 TEUs. Dal 2000 al 2011 espongo due andamenti dinamici differenti in maniera molto evidente. Quello di una crescita costante del traffico tra il 2000 e il 2007, che vede un trend costante in salita dal punto di partenza di 51,7 milioni di tonnellate, pari a circa 1.500.000 TEU, al punto più alto con 58 milioni di tonnellate, pare a circa 1.900.000 TEU. I dati del 2011 si danno, dopo la grande crisi, 1.800.000 TEU. Quindi quando si dice che sono diminuiti i traffici dei TEU nel porto di Genova, si dice un dato errato e si può verificare con i dati distribuiti. Il 2009, seguito da una ripresa significativa nel 2010, con sostanziale tenuta nel 2011, che fotografa tuttavia l'attestamento su valori più bassi di quelli di picco del 2007, in linea peraltro con l'andamento di pressoché tutti gli indicatori economici. Letti nel loro insieme, questi dati scarni evocano con ogni evidenza l'effetto della crisi. Tranne spunto per arrivare a conclusione strutturale di medio-lungo periodo è quantomeno forzata. Gli anni pre-crisi ci dicono infatti di una dinamica crescente con graduale costanza, che è presumibile riprenda quando saremo fuori dalle secche. Certo. Ad ogni buon conto, la questione della congruità va affrontata con strumenti solidi dal punto di vista scientifico. Ragione per la quale è opportuno che, analogamente a quanto fatto ad esempio nel caso della Torino-Lione, ci si ponga l'obiettivo di accompagnare l'opera con la realizzazione di un rigoroso studio di analisi costi-benefici, condotto da soggetti indipendenti secondo criteri scientifici validati a livello internazionale e divulgato in maniera trasparente. Questo peraltro potrebbe essere uno degli obiettivi di lavoro da conferire all'osservatorio.
Ecco. Un ultimo punto è quello relativo alla rivisitazione strategica del sistema di trasporto delle persone, sia sulle brevi percorrenze di carattere subregionale, regionale e interregionale, sia di più lunga gittata. Non c'è dubbio che tal senso che l'entrata in esercizio di una nuova linea libererà tracce sulle linee storiche. Un'opportunità che potrebbe essere colta modellando un progetto di trasporto ferroviario tra aree metropolitane genovesi e territori piemontesi e lombardi, limitrofi, fondato sui criteri di flessibilità e cadenzando proprio dei sistemi subregionali, così come potrebbe essere di molto riqualificato il network dei collegamenti tra le aree metropolitane del nord-ovest, facendo svolgere al bipolo Novi Tortona un ruolo importante e riqualificando così i due nodi ferroviari. Anche su questo punto però occorre aprire una partita con le competenti autorità regionali.